Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori di Liberi.tv e di Spazio Certi Diritti. Chi vi parla è Riccardo Cristiano in compagnia quest'oggi di Gianni Geraci del gruppo Il Guado di Milano. Un saluto a te Gianni. Salve a tutti, salve a quelli che ci vedono. Innanzitutto vorrei dire anche che Gianni è coordinatore e portavoce del coordinamento Gruppi Omosessuali Cristiani in Italia, nonché scrittore e libraio, per giunta. Inizierei proprio con il parlare di questa realtà milanese che esiste da più di 20 anni e ti interessi insomma di questa cosa di, degli omosessuali, dei gay, delle lesbiche credenti. Sì, ecco, devo fare una precisazione, non sono portavoce dei gruppi, del coordinamento gruppi di omosessuali cristiani in Italia, lo sono stato fino al 2003, poi nel 2003 si è deciso di chiudere l'esperienza del coordinamento e quindi chiudendo l'esperienza non sono più portavoce. Diciamo che sono portavoce emerito, se vogliamo usare un termine. Ah, ok. Va bene. Beh, comunque, invece la domanda relativa ce ne puoi sicuramente parlare, anche perché presumo tu sia credente, sia praticante, sì. Ci possa dare insomma delucidazioni in merito. Il Guado è nato nel 1980, per cui ha 30 anni, anzi ha più di 30 anni. È nato fondamentalmente dal tentativo di un gruppo di persone di riflettere insieme su fede e omosessualità. L'obiettivo non era nemmeno quello di fare un'azione politica, ma era quello di aiutarsi a capire cosa significasse essere omosessuali e essere credenti nello stesso tempo. Insieme al Guado in Italia sono nate poi tantissime altre realtà, adesso sono circa una quarantina, e che hanno caratteristiche molto diverse fra di loro. Hanno in comune però tutte questo tentativo di interrogarsi su cosa significa essere omosessuali credenti e soprattutto su come si possa vivere la propria fede attraverso la condizione omosessuale. Altro da dire sui gruppi, ne possiamo parlare anche dopo. Una cosa che penso che sia importante è questa. Il vissuto dell'omosessuale credente è comunque un vissuto che inizia da un momento di conflitto, perché comunque il messaggio che viene dalla Chiesa cattolica in Italia è un messaggio di condanna dell'omosessualità, non è tanto di condanna della persona dell'omosessualità in sé, ma sì, di condanna del modo in cui l'omosessualità si estrinseca. E questa cosa crea l'atto in sé del diciamo del consumare il rapporto, non tanto dell'affettività quanto della fisicità. È la fisicità il problema, ma il guaio è questo, che noi ci scopriamo, noi maturiamo la nostra affettività, noi maturiamo come persone facendo delle esperienze, e quindi io conosco persone anche che sono omosessuali, che sono perfettamente equilibrate, che non praticano più l'intimità sessuale con altri maschi, con nessun altro, però questo è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. E soprattutto è un errore formidabile quello di escludere a priori la possibilità di costruire invece relazioni in cui ci sono momenti di intimità sessuale con persone del proprio sesso, anche perché di norma noi non siamo persone chiamate alla vita solitaria. In genere la vocazione dell'uomo è una vocazione alla relazione. Io dico sempre che in Genesi 2 Dio a un certo punto fa questa riflessione, dice: non è bene che l'uomo sia solo, e aggiunge: voglio dargli un aiuto che gli sia simile. La ricerca di qualcuno con cui camminare insieme, con cui costruire insieme, fa parte un po' della nostra umanità. Il fatto che poi ci siano delle persone come me o come tanti altri che sono portate a costruire questa intimità, questa collaborazione, questa ricerca dell'aiuto che sia simile con una persona del proprio sesso, da un lato non mi sembra nemmeno contraddire la Bibbia, perché si parla addirittura di aiuto simile, non di aiuto dissimile, ma dall'altro mi pare anche che sia un dato di fatto, e siccome un dato di fatto si tratta poi di aiutare le persone a vivere bene questa ricerca e poi a vivere bene la relazione che costruiscono.
Certo Gianni, senti, oggi è una giornata importante, è il 17 maggio che per chi non lo sapesse è la giornata internazionale contro l'omofobia. In concomitanza di questa data avete organizzato delle veglie di preghiera per le vittime di questa piaga, ne vogliamo parlare? Ma i gruppi di omosessuali credenti, diciamo che da qualche anno a questa parte si sono fatti promotori di una serie di iniziative di preghiera per le vittime dell'omofobia, e che sono diventate un po' la caratteristica delle attività dei nostri gruppi, nel senso che penso che tutti i gruppi di omosessuali credenti italiani si siano mossi in questa direzione, e probabilmente per tutti i gruppi di omosessuali credenti italiani la giornata della veglia o il momento della veglia è sicuramente uno degli appuntamenti più sentiti. L'ho visto anche quest'anno con il Guado a Milano, noi l'abbiamo organizzata la veglia lunedì scorso, e c'era molta più gente di quella che di solito c'era a tutti i nostri incontri. È segno che la cosa è sentita, la cosa è vissuta in modo molto forte. Questa esperienza delle veglie, tra l'altro, è nata in modo abbastanza casuale, nel senso che non c'era una regia dietro. Tutto risale a un episodio del 2007, quando il mese di aprile un ragazzo di Torino, si chiamava Matteo, si è ucciso. E la madre ha accusato i compagni di bullismo omofobo, cioè diceva che lo prendevano in giro dicendo che era omosessuale, e tanto questo Matteo non sappiamo neanche se lo fosse stato o no, era un ragazzo di 16 anni che probabilmente non ha retto al bullismo dei compagni. Era un periodo tra l'altro in cui la polemica sui diritti degli omosessuali in Italia era abbastanza forte, c'erano state anche altre aggressioni omofobe, e un gruppo di ragazzi di Firenze, trovandosi, era un gruppo che faceva parte di Kairos, che è il gruppo di omosessuali credenti di Firenze, era un po' indignato del fatto che i vescovi non avessero detto niente, e hanno detto: bisogna fare qualcosa, e che facciamo? Organizziamo un incontro di preghiera in memoria di Matteo il 28 di giugno, che è la giornata del cuore omosessuale. Questa idea è stata fatta circolare un po' fra i nostri gruppi, e altre realtà, tra cui anche quella del Guado, hanno deciso di organizzare iniziative simili in altre città d'Italia, e così è nata questa esperienza. Un'esperienza che quest'anno, tra l'altro, è veramente scoppiata, perché praticamente abbiamo registrato quasi un centinaio di veglie in tutto il mondo, direi ormai, perché in Italia sono una quarantina, ma ci stanno arrivando notizie di veglie in Sud America, di veglie in Islanda, di veglie in Europa del Nord, di veglie in Spagna, dove ne stanno facendo tante, per cui abbiamo quasi esportato questo modello. In realtà la cosa è stata anche così sentita anche perché quest'anno per la prima volta il forum dei gruppi di omosessuali credenti europei ha voluto promuovere questa iniziativa, e tra l'altro ha scelto il versetto di riferimento, che è un versetto molto bello, perché è un versetto della prima lettera di Giovanni, capitolo 3, quando Giovanni, versetto 18, dice: nell'amore non c'è paura, e poco dopo aggiunge: chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quindi questa è una bellissima frase, e comunque un incoraggiamento a continuare nella propria vita e nel proprio cammino, perché comunque quello della fede è un cammino, ma come anche quello dell'amore è un cammino. Ma direi che quello dell'amore è il cammino a cui siamo chiamati. È il cammino. È il cammino, dice anche San Paolo quando osserva che se anche avessi una fede che sposta le montagne, avessi il dono delle lingue, avessi tutti i doni del mondo, ma non ho l'amore, non, mi manca l'essenziale. Una cosa mi pare importante dire, che noi il 13 abbiamo voluto ricordare tra le vittime dell'omofobia anche tre ragazzi che sono morti per le violenze che hanno subito in un campo in Sudafrica, dove erano andati per iniziativa della famiglia, o per loro iniziativa, che aveva come obiettivo quello di rieducarli a una normale sessualità, pensando quasi all'omosessualità come una malattia da guarire. Perché non esiste solo l'omofobia di chi aggredisce gli omosessuali,
Esiste ed è anche altrettanto grave l'omofobia di chi vuole aiutare gli omosessuali, e esiste ed è molto grave anche l'omofobia che c'è dentro gli omosessuali. Io, come vedete, sono abbastanza vecchio e vi garantisco che l'ho vissuta in prima persona questa omofobia che c'è dentro gli omosessuali, il desiderio di essere qualcosa d'altro, il fare di tutto pur di uscire dalla propria condizione. Io non ho soltanto fatto una terapia per diventare eterosessuale, con risultati che sono qui, visto che sono omosessuale, sono anche abbastanza sereno ormai, si possono vedere, ma io ho accettato anche in alcuni gruppi religiosi anche pratiche di mortificazione abbastanza pesanti, esperienze di digiuno che, visto come sono fatto, non mi faceva neanche male, ma anche per esempio esperienze di mortificazione corporale come dormire per terra, cioè cose che adesso veramente mi fanno inorridire, ma che allora poteva servire, diciamo, normali. E perché l'obiettivo era quello di dire: tu devi imparare a controllare le tue pulsioni, tu devi imparare a controllare i tuoi desideri, tu devi imparare a controllarti perché devi vivere in un certo modo. C'è una disumanità profonda in tutto questo, perché la strada non è questa. Io adesso che sono una persona matura posso dire che ho imparato a controllare le mie pulsioni, ho imparato a dominare i miei desideri, ho imparato a vivere tranquillamente la mia sessualità, ma ho imparato tutto questo proprio perché ho accettato pienamente me stesso, e accettando pienamente me stesso non mi trovavo più ridotto a vivere il mio orientamento sessuale in forme trasgressive. È stata un'esperienza molto importante questa, ed è un'esperienza che come gruppi dovremmo cercare di far fare a tutte le persone che incontriamo. La prima strada per vivere bene l'omosessualità è accettarsi fino in fondo. Poi, Gianni, io credo che questo sia diciamo l'essenza un po' anche non tanto del coming out, del fatto di accettarsi per quello che si è, quanto del prendere dalla vita le cose come vengono e non pensare che sia un castigo divino o non so, che una persona è sbagliata perché la parola diverso spesso ricorre, è diversa dall'altra. Invece un grande amico mi disse una volta: non esistono i diversi, esiste l'unicità delle persone, cioè ogni persona è unica dinanzi a Dio e dinanzi agli altri, cioè siamo unici e questo ci differenzia e ci fa crescere. Riccardo, ci sono due frasi che mi piacerebbe ricordare qui. Una si legge davanti all'ex manicomio di Milano, è una frase di Franco Basaglia, il più grande psichiatra che in Italia c'è stato. Colui che ha aperto i manicomi ha permesso alle persone dei malati psichiatrici di rivivere, che ha scritto questa frase: da vicino nessuno è normale. E infatti se ci guardiamo da vicino siamo tutti diversi. E l'altra frase invece che mi piace ricordare è invece di Don Franco Barbero, un prete di Pinerolo che ha avuto problemi con la gerarchia perché ha incominciato a benedire l'unione omosessuali, e lui una volta mi ha detto: ricordati che Dio non è la Fiat, Dio non fa pezzi difettosi, per cui siamo tutti perfetti ai suoi occhi, e per davvero questo è importante. Anche perché, scusa Gianni, io penso che esiste un disegno di Dio, cioè se noi crediamo, si è credenti, esiste un disegno di Dio, quindi ogni persona fa parte di questo disegno di Dio, a suo modo. Direi che la cosa che bisogna imparare quando si vive una situazione di difficoltà, io non posso negare che l'omosessualità sia in certi casi una situazione di difficoltà, non è quella di dire: ecco, tu mi hai fatto sbagliato, ma è quella di dire: come posso io realizzare la mia vocazione in questa situazione. Io sostengo che esiste una vocazione specifica delle persone omosessuali, esiste e si realizza fondamentalmente nel fatto che le persone omosessuali, sperimentando in prima persona su se stesse certe forme di disagio che nascono dall'essere differenti dagli altri, e potendo mascherarsi fino in fondo, perché un omosessuale, al contrario per esempio di una persona di colore, può nascondersi, può fingere di non essere quello che è,
però, pur fingendo di non essere quello che è, di essere quello che non è, soffre certe frasi, soffre certi discorsi. E vivendo questa situazione, la persona omosessuale quindi ha una vocazione specifica formidabile per costruire una società della solidarietà, una società dell'accoglienza. C'è un teologo americano che si chiama Jock McNeil, che ha dedicato tutta la sua vita, tutta la sua ricerca al problema dell'omosessualità in rapporto alla fede, che sostiene che solidarietà e accoglienza sono lo specifico della vocazione omosessuale. Io dico che gli omosessuali servono e servono tanto. Il problema è che spesso gli omosessuali buttano via tutte le loro energie nel tentativo di combattere la loro omosessualità. Questo è bellissimo anche perché è emerso, no, io lo vedo questo anche nei discorsi di molte persone credenti, ma è emerso anche in un discorso che affrontammo qualche tempo fa con padre Alberto Maggi, che comunque ha sempre considerato il Vangelo come il Vangelo dell'accoglienza, perché il Vangelo è accoglienza, è Gesù che comunque ama il prossimo, ama le persone e non le giudica, ma le accoglie tutti i cosiddetti peccatori, comunque indipendentemente dal peccato accoglie comunque. Quindi io molte volte mi chiedo, ma se lo chiedono in tanti, allora perché la Chiesa ancora oggi si ostina a condannare e magari prende ad esempio delle realtà che sono magari del Vecchio Testamento, quindi del Levitico, invece di prendere magari il Vangelo che è la parte di del Dio vivente, il Vangelo? Ma i motivi direi che sono fondamentalmente due. Il primo, che è anche quello più comprensibile, è questo, cioè la Chiesa è figlia della sua storia, come ciascuno di noi è figlio della sua storia, e non possiamo negare che tutto l'Occidente ha alle spalle una storia fatta di grandi diffidenze nei confronti dell'omosessualità, diffidenze legate anche al fatto che gli omosessuali, là dove riuscivano a vivere certe situazioni serene, si nascondevano, e quindi non poteva mai emergere un'omosessualità in positivo. L'omosessualità in positivo incomincia a emergere quando gli omosessuali cominciano a porsi il problema della visibilità, incominciano a dire: io devo dire di essere omosessuale non soltanto quando sono disperato, ma anche quando sono tranquillo, quando sono sereno, quando non ho problemi a dirlo. Quindi il primo fattore è questo, cioè la Chiesa è condizionata dalla sua storia, ed è una storia in cui ci sono fortissimi elementi che sono di condanna dell'omosessualità. Poi c'è un secondo fattore che secondo me è più difficile da individuare, ma sicuramente è più profondo, che è la profonda paura che la Chiesa ha dell'omosessualità. Da questo punto di vista c'è uno psicologo tedesco, che è anche considerato forse il maggior teologo cattolico del XX secolo, anche se adesso ha lasciato il cattolicesimo, si chiama Eugen Drewermann, in un articolo che ha dedicato proprio alla condizione omosessuale del clero. Lui sostiene che l'arruolamento del clero cattolico avviene spesso attraverso una seduzione omosessuale. Spieghiamo meglio la cosa, strana, perché altrimenti spiegala, perché. Allora lui dice che, io sulla mia vita poi, nella mia vita poi l'ho sperimentato in prima persona, lui dice che l'omosessuale durante l'adolescenza si trova diverso dai suoi coetanei. Non si mette a fare le battute sulle compagne dicendo: ma guarda che belle tette è quella là, o guarda quell'altra com'è bella. E soprattutto quando i suoi compagni, i suoi amici dicono queste cose, si sente a disagio, perché lui non riesce a condividere questi apprezzamenti. E qual è l'unico ambiente in cui questo suo disagio in qualche maniera viene apprezzato? L'unico ambiente in cui viene apprezzato questo disagio non è neanche quasi la famiglia, perché in sostanza sicuramente non è la vita corrente, il lavoro, perché il trombone de femme comunque è un personaggio positivo. L'unico ambiente in cui questo disagio viene apprezzato è la Chiesa. E quindi la persona omosessuale si sente sempre di più fortemente attratta dall'esperienza religiosa, perché l'unica esperienza che in qualche maniera prevede questo suo disagio. Spessissimo non si rende neanche conto di essere omosessuale, io me ne sono accorto molto molto dopo, però sicuramente questo fascino io l'ho subito. E più dimostravo disagio e
condanna per gli atteggiamenti dei miei compagni, più trovavo l'approvazione da parte dei miei educatori all'interno della parrocchia e della chiesa. Da qui all'idea di pensare che dentro di me ci fosse una vocazione, una vita speciale, una vita consacrata, una vita sacerdozio, direi che il passaggio è molto molto breve. Ma alla fine sembra anche una questione di giustificazione, io dico, no, non da parte tua, da parte un po', esiste il peccato, quindi io sto peccando, allora vado in chiesa perché esiste qualcuno che mi può assolvere da questo peccato e reprimo una situazione sconveniente o scomoda che giustifica c'è oggettivamente essere questo. Sbagliato. C'è anche questo, ma in realtà secondo me nella maggior parte dei casi, il mio sicuramente è così, non esisteva neanche il peccato, cioè nel senso che io combattevo per conservare la purezza. È vero che mi capitava di avere delle fantasie omosessuali, però le poche volte che raccontavo al mio confessore di queste fantasie mi diceva che erano pericolose come quelle eterosessuali, io dovevo soltanto stare attento a conservare la purezza e il combattimento era forte ed era spesso vincente, quindi non c'era neanche la dinamica del peccatore perdonato, c'era più la dinamica, anzi c'era tanto orgoglio spirituale secondo me, perché mi sentivo superiore e migliore dei miei compagni, dei miei amici che adesso magari sono sposati, hanno tanti figli e sono anche dei cattolici molto convinti. Che bella esperienza di umiltà è stata anche questa, eh? È proprio, è stato un dono essere omosessuale da questo punto di vista. Bisogna vederla sotto tutti i punti di vista. La vita secondo me in generale è un dono, perché è un'esperienza, è un viaggio, un cammino, chiamiamolo come vogliamo. Non c'è nulla da condannare ed è anche positivo questo tuo percorso che hai fatto, anche perché ti ha fatto arrivare alla consapevolezza che hai adesso, altri non ce l'hanno. Ma io non so se è positivo, io tuttora sostengo che sono grato al Signore per essere quello che sono e non mi ritengo particolarmente, ma perché? Perché sono una persona abbastanza contenta di essere quello che è, che ha una vita di relazione ricca con un compagno con cui convive, ha una relazione da tanti anni, che è tranquilla, che è impegnata in un lavoro che gli piace, che è impegnata in un'attività di volontariato che sicuramente lo affascina, che il mio compagno spesso dice che in realtà è il mio vero amante, è il quadro. Però al di là di questo, quindi veramente sono contento. La cosa che mi pare bella è un'altra anche, che questa esperienza dell'omosessualità mi ha fatto scoprire come in realtà nella Chiesa ci debba essere posto per tutti. Quando io ero un combattente per la mia purezza e mi consideravo superiore ai miei compagni, non pensavo che ci fosse posto per tutti. E invece, con riferimento a quello che diceva Alberto Maggi prima, c'è una riflessione bellissima di Ambrogio nell'Hexameron, che è il commento alla creazione. A un certo punto si chiede, ma io leggo che Dio crea il cielo e la terra e va avanti, poi vedo che crea le stelle del cielo e va avanti, poi vedo che crea gli animali e va avanti, crea gli uccelli del cielo, i pesci del mare, popola la terra di piante e di animali e va avanti, e crea l'uomo e si ferma. Ma perché si ferma quando ha creato l'uomo, si chiede Ambrogio? E sai cosa si risponde? Si risponde, ma certo si ferma perché finalmente aveva creato qualcuno con cui poteva usare misericordia. E usare misericordia era la sua vera vocazione. Per cui direi che proprio ma tantissima tradizione ecclesiale in questa direzione. In realtà, se andiamo poi a leggere nelle pieghe della storia degli autori sacri, ci accorgiamo che a fianco di una corrente omofoba molto forte c'è anche una corrente di accettazione delle diversità, di accettazione di tutte le situazioni. La corrente omofoba prende il sopravvento con Pier Damiani fondamentalmente per una preoccupazione legata alla paura, quella paura a cui facevo riferimento io. Infatti Pier Damiani, quando scrive il Contra Gomorianos, lo fa perché è scandalizzato dalla condotta sessuale del clero, dove probabilmente l'omosessualità era diffusissima. E per moralizzare il clero della sua epoca, si scaglia contro quello che era il peccato principale dei suoi confratelli. E quindi propone leggi durissime nei confronti dell'omosessualità. E quasi tutti gli autori che si occupano di storia dell'omosessualità sostengono che è a Pier Damiani che bisogna fare riferimento per arrivare a questa condanna dell'omosessualità in modo così forte, così specifico, che c'è nel cristianesimo moderno e nel cattolicesimo contemporaneo.
Senti Gianni, il tempo a nostra disposizione sta proprio scadendo, mancano veramente 3-4 minuti perché tu sei interessantissimo, l'argomento si presta molto a essere dibattuto. Io ti volevo chiedere in chiusura una tua opinione sulle elezioni di Papa Francesco e se secondo te ci sarà o c'è già stato o ci sta in questo momento in corso un cambiamento all'interno della Chiesa e del Vaticano. Sulle elezioni di un Papa, adesso vi dico una frase che non si sente mai, ma che è di un padre della Chiesa, di Vincenzo di Lerino, che parlando delle elezioni del Papa dice: Dio certi papi gli dona, certi altri gli permette, certi altri li infligge. Io non so se Papa Francesco è un Papa che ci è stato inflitto, è stato permesso da Dio, ci è stato donato, è passato così tanto tempo, così poco tempo. Sicuramente, come tanti cattolici, sto subendo il fascino di questa sua predicazione nella direzione della semplicità, ma proprio perché eravamo arrivati in una situazione in cui effettivamente sembrava che l'apparenza avesse sconvolto o obnubilato la sostanza. Cambierà qualcosa nella Chiesa, ma io sono convinto che se la Chiesa vuole effettivamente vivere con fedeltà il Vangelo dovrà cambiare. Tenete conto di una cosa, che un teologo milanese che non c'è più ma che era un grande teologo, molto amico del Cardinale Martini, si chiamava Luigi Serentà, una volta mi ha detto: se la tua fede non può essere condivisa con tutte le persone che incontri, allora la tua non è una fede cattolica, perché la tua non è una fede universale. Allora, pensate per esempio alla predicazione che c'è da parte, per esempio, di molti vescovi, da parte di molti esponenti del Magistero riguardo all'omosessualità, che è una predicazione che sembra escludere a priori gli omosessuali dall'esperienza di fede, dall'esperienza di salvezza. Quella non è una predicazione cattolica, quella non è una predicazione universale. Occorre una fortissima conversione per ritornare a un'idea di Chiesa in cui c'è posto per tutti, anche e soprattutto per le persone omosessuali. In realtà il Magistero della Chiesa, quando parla ufficialmente, che non prende quindi cantonate grosse, queste cose le ribadisce, perché nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è scritto chiaramente che le persone omosessuali sono chiamate alla perfezione cristiana. Poco tempo fa, facendo Catechismo dei ragazzi, che mi avevano chiamato per parlare proprio di omosessualità, io ho esordito chiedendo: ma si può essere secondo voi cattolici e omosessuali nello stesso tempo? Tutti hanno risposto no. Gli ho fatto leggere il brano del Catechismo, hanno detto: vedete, vi hanno insegnato male. E dice: ma noi pensavamo così. Dico: vedete, c'è qualcosa che non funziona. No, si può essere omosessuali, si può essere cattolici, si può essere cattolici e praticare anche l'omosessualità. L'importante per una persona che è credente è camminare sempre al cospetto di Dio, è sentire lo sguardo di Dio nella sua vita. Questa è la cosa fondamentale. E poi, siccome noi sappiamo che Dio ci guarda e che ci guarda come un padre, la seconda cosa fondamentale è guardare le persone che ci camminano accanto senza indifferenza. Quanta predicazione viene fatta contro i peccati sessuali e quanto poca predicazione viene fatta contro i peccati, contro la carità. Da questo punto di vista le omelie di Papa Francesco sono bellissime, perché ci aiutano a riscoprire invece l'importanza della responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone che abbiamo vicino, che soffrono molto. Grazie Gianni. Niente, io però vorrei aggiungere anche che non bisogna giudicare, perché se è vero il messaggio del Vangelo, che è quello di non giudicare ma di accogliere, questo secondo me deve essere un continuo, non soltanto da parte del prossimo, della Chiesa Cattolica o comunque dei credenti, del non giudicare il prossimo, perché dovremmo essere noi stessi i primi a essere giudicati. Poi altrimenti non dobbiamo mai giudicare, e attenzione, non dobbiamo mai neanche giudicare Dio, mai pensare che Lui sia al di fuori della nostra portata. C'è un episodio bellissimo in cui una donna sirofenicia si avvicina a Gesù e gli dice: guarisci mia figlia. Gesù era seccato quel giorno, le ha risposto: non è lecito che io venga a guarire tua figlia, perché non si dà ai cagnolini il pane per i bambini. Frase pesantissima: è dato il cane. Siamo nel Vangelo di Marco. E questa donna risponde: sì, però anche i cagnolini mangiano le briciole di casa dalla messa e che erano destinate ai bambini. Oh, Gesù cambia idea. Noi non dobbiamo aver paura nemmeno di far cambiare idea a Gesù, e quindi non dobbiamo avere nessuna paura nemmeno di far cambiare idea alla Chiesa. Questo è il nostro compito, e secondo me Dio ci ha fatti per questo, per aiutare la Chiesa a essere un po' più comprensiva, un po' più clemente.
Guarda, con questo messaggio, Gianni, io ti ringrazio nuovamente per la tua presenza qua in trasmissione. Ti invito nuovamente a fare una seconda puntata, anche perché ci sono cose che non abbiamo detto e ce ne sono sempre di più. Io però voglio chiederti i tuoi contatti, chi volesse insomma mettersi in contatto con te, con il tuo gruppo, con le attività che fai, come deve fare? Ma direi che il modo migliore è il sito del nostro gruppo, che è www.gaycristiani.it. Altrimenti, se qualcuno vuole scrivermi, la posta del Guado la curo io, gruppodelguado@gmail.com. Perfetto, ringraziamo ancora Gianni Geraci. Grazie. Per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto per le spiegazioni che ci ha dato, e sono spiegazioni dal cuore. Io questo lo dico perché è quello che almeno a me hai trasmesso. E a questo punto cedo la linea a Donato Volpicella per il proseguo delle trasmissioni, e ti ringrazio ancora Gianni, davvero. Grazie a voi e buona serata. Ciao ciao.